Gli Halo sfoggiano da sempre la corona del gaming online su console Microsoft. Il gameplay congegnato da Bungie è considerato giustamente tra i più riusciti e adeguati nel duro mondo degli FPS maritati al pad e ha conquistato negli anni milioni di fan appassionati, sempre pronti a calzare i pesanti panni corazzati di uno Spartan. Dopo il mezzo passo falso di Reach, che online ha deluso più di un veterano, i 343 Industries hanno riportato la serie sul giusto tracciato con Halo 4. Gli appassionati hanno esultato, le masse sono tornate e il gioco è riesploso persino nei circuiti competitivi, ove non si vedeva esaltazione per uno sparatutto console da parecchio tempo. Una cosa però ancora mancava: mappe piccole e ispirate, capaci di regalare sparatorie frenetiche come quelle viste nei primi capitoli. La scelta del gioco base è divenuta più che buona dopo l'arrivo del Crimson Map Pack e il lodevole aumento di modalità, ma una certa enfasi sugli scontri dalla media distanza ha lasciato nel limbo più di un giocatore. Gli sviluppatori non sono rimasti chiaramente con le mani in mano e hanno finalmente rilasciato il Majestic Map Pack. La base è sempre la stessa, tre nuove mappe, una nuova modalità, 800 Microsoft Points di costo. Vediamo se le nuove aggiunte sono in grado di rafforzare ulteriormente questo già adamantino titolo. La prima nuova mappa, Skyline, è anche una delle più adeguate alla nuova modalità chiamata Free for All Rumble. Si tratta di un semplice deathmatch tutti contro tutti, con vittoria a 25 uccisioni e disponibile anche in modalità pro senza rilevatori di movimento e classi predefinite. Skyline è una mappa a due livelli, che fa della verticalità degli scontri il suo punto di forza. Risulta estremamente indicata anche per la modalità SWAT e reggiciglio, costringe a muoversi rapidamente e di continuo per non venire colti di sorpresa dai nemici visto che presenta molteplici passaggi e rampe, e le sue dimensioni ridotte rendono le sparatorie frequentissime. Una piattaforma rialzata al centro è il fulcro di gran parte degli scontri uno contro uno in questa locazione, ma qualunque angolo rappresenta un pericolo, caratteristica che rende Skyline una tra le aggiunte più adrenaliniche al multiplayer del gioco. L'aspetto della mappa non fa cadere la mascella e si limita a una serie di strutture futuristiche in metallo. Importa poco comunque, le battaglie sono così scatenate da impedire quasi del tutto di curarsi del dettaglio grafico. Anche la seconda New Entry è un paradiso del free for all. Landfall, questo è il suo nome, è una mappa asimmetrica che supporta facilmente sia scontri dalla media distanza che faccia a faccia senza esclusione di colpi. Il DMR e il Battle Rifle sono le scelte più adeguate alla zona. Gli sviluppatori hanno voluto rendere le partite su Landfall imprevedibili, inserendo zone rialzate, edifici e numerose coperture sotto forma di container. Il concetto di fondo è sempre lo stesso, dare modo ai giocatori di bucherellarsi tanto e di continuo. L'aspetto di Landfall è leggermente più industriale e ispirato rispetto a quanto visto in Skyline, ma siamo comunque davanti a una mappa molto semplice dall'aspetto futuristico. Le locazioni aperte offrono tuttavia velivoli in movimento e passaggi piuttosto ispirati. La mappa esteticamente più riuscita del gruppo è anche l'unica simmetrica. Anche Monolith, come le precedenti locazioni, è poco estesa, priva di veicoli e adatta al free for all, ma la sua struttura è una strizzata d'occhio al passato ancor più netta. Delle piattaforme di lancio centrali permettono di passare da un lato all'altro della zona in un istante, mentre il furbo posizionamento delle armi più potenti e delle cover garantisce scontri a fuoco continui agli angoli. La mappa è estremamente indicata anche per gli scontri di gruppo e favorisce meno il combattimento ravvicinato rispetto alle altre due. Come abbiamo detto inizio descrizione, è la più ispirata graficamente, grazie all'architettura dei precursori e all'ambientazione spaziale sul dorso di un asteroide. Complessivamente, il Majestic Map Pack è meglio riuscito rispetto al Crimson, perché è chiaro come gli sviluppatori abbiano voluto creare le nuove mappe con in mente battaglie frenetiche in zone della grandezza limitata. Tutte le new entry rendono alla grande e sembrano già godere di una certa popolarità senza particolari eccessi legati all'una o all'altra scelta. I lati negativi rimangono la mancanza di nuove modalità realmente originali e il prezzo piuttosto elevato del pacchetto. Assassinio!